facciamo parte dell'Associazione Tuscolana di Astronomia con sede ai Pratoni del Vivaro. Abbiamo un nostro osservatorio aperto al pubblico, quindi organizziamo eventi sia nel nostro osservatorio ma anche qui, come potete vedere, in piazza. Portiamo i nostri strumenti in piazza e facciamo osservare le meraviglie del cielo. Questa sera è una sera particolare anche dal punto di vista astronomico, perché abbiamo a disposizione per tutta la serata i due giganti gassosi che sono Giove e Saturno, facilmente visibili a portata proprio di telescopio, e anche con un bel ingrandimento si possono distinguere molti dettagli. Siamo giunti alla quarta edizione di Calici di Stelle, format dell'Associazione Nazionale Città del Vino alla quale siamo associati, fondata nel 1987 da 39 sindaci, tra cui il Comune di Marino, e dal Movimento Turismo del Vino. L'evento è dedicato al vino e al piacere di stare insieme. Come ogni anno, questo evento si svolge nel borgo medievale molto suggestivo nel centro storico della stessa città di Marino. I protagonisti, i veri protagonisti, sono i ristoratori che hanno aderito al percorso degustativo con una loro pietanza, il prodotto tipico, abbinato ad un calice di vino delle eccellenze di Marino. L'Accademia Castrimeniense è basata su questa Heart Experience, praticamente la proiezione di un'opera di Manet che il pubblico può praticamente ridipingere e fare l'esperienza di essere in questo momento l'artista che dipinge l'opera. Marino non è solo un borgo storico, artistico e archeologico, ma è anche e soprattutto un punto e un'area naturale. Non scordiamoci che Marino insiste su tre parchi: il Parco Regionale dell'Appia Antica, il Parco Archeologico dell'Appia Antica e il Parco Regionale dei Castelli Romani. La Torre d'Ammonte fa parte del circuito difensivo medievale di Marino e si trova a valle di Santa Maria dell'Acqua Santa, della chiesa di Santa Maria dell'Acqua Santa, lungo il Fosso delle Pietrare. È una torre fatta in bozzette di peperino, databile al XIV secolo.